Cosa c'è? Vision Air. Cosa? Vision Air. Ah, bene. Si può tentare un'associazione di idee. Cinema. Laura Buffa. Fantastico. Vision Air. Al cinema con Laura Buffa. Ne sei sicuro? Sì. Ok. Benvenuti all'appuntamento con le Vision News, le notizie dal mondo del cinema a cura di Vision Air. Iniziamo il nostro appuntamento con il prossimo film di Clint Eastwood, che racconterà una storia vera, quella del capitano Chesley Sully Sullenberger, il pilota che nel gennaio del 2009 fece ammarrare nell'Hudson un aereo della US Airways, salvando tutti i passeggeri a bordo. Eastwood ha deciso di proseguire quindi sulla strada delle biografie di eroi americani, visto che il suo American Sniper in patria ha incassato la bellezza di 350 milioni di dollari. Le riprese del nuovo film inizieranno in autunno. Sarà invece tratto da un romanzo, Life at These Speeds, diretto da Liv Tilden. Tim Roth è appena entrato a fare parte del cast insieme a Billy Crudup e Peter Coyote. Il film racconterà la storia di un adolescente che perde i suoi migliori amici in un incidente. Il ragazzo inizierà a correre e scoprirà che correndo riesce a ricordarli perfettamente. Diventerà famoso e dovrà fare una scelta: mantenere i ricordi del passato o crearsene di nuovi nel presente. Intanto arriva la conferma ufficiale: Eddie Redmayne sarà il mago Newt Scamander in Gli animali fantastici, dove trovarli. Il nuovo film legato alla saga di Harry Potter sarà diretto da David Yates e uscirà il 18 novembre 2016. A proposito di ritorni, dopo il successo dell'uscita evento in circa 300 sale il 27 e 28 maggio, dal 4 giugno torna in sala Faber in Sardegna e l'ultimo concerto di Fabrizio De André. Il film di Gianfranco Cabiddu, solo in quei due giorni, ha incassato ben 300.000 euro. Distribuito da Microcinema, unisce il racconto del rapporto tra De André con Lagnata e la Sardegna con l'ultimo concerto del cantautore al Brancaccio di Roma un anno prima della morte, restaurato e rimasterizzato. Non sembra invece poter riposare in pace Robin Williams, perché tra Susan Schneider Williams, la sua ultima moglie, e i tre figli si è scatenata una lotta senza quartiere per la sua eredità. Il giudice ha lanciato un ultimatum: tutto deve essere risolto privatamente entro due mesi. Al centro della disputa ci sono oggetti personali, premi e ricordi, custoditi nelle due case di Williams a Napa e a Tiburon. La casa di Tiburon è stata lasciata alla moglie, che reclama anche gli oggetti. I figli però non sono d'accordo. Per il momento è tutto da Laura Buffa, ma se volete rimanere sempre aggiornati sulle novità dal mondo del cinema, venite a trovarmi sul sito www.visionair.fm. A presto e buon cinema a tutti!